siamo in diretta sulla Rai. Però io ho proprio un problema con... Capito, me la vedranno 19 persone. No, ma al di là di questo, cioè proprio io, il fatto di parlare è una cosa che mi ansia. Io sono Elena. Alessandra. Marco. Allora, io e Alessandra, oltre ad essere due danzatrici, siamo anche studentesse iscritte al corso di laurea del Dance di Bari, Università delle Discipline dell'Audiovisivo, della Musica e dello Spettacolo, e grazie al corso di, o meglio al laboratorio di critica teatrale tenuto dal docente Massimo Marino, oggi siamo qui con Marco, che è andato appunto in scena, è stato ospite della rassegna di danza contemporanea curata dal DAB e dal Teatro Pubblico Pugliese, con due spettacoli andati in scena appunto il 24 e il 25 di aprile, il primo intitolato First Love, il secondo Best Regards, e oggi abbiamo la possibilità di intervistare Marco proprio per entrare addentrarci nel suo lavoro artistico e quindi anche avvicinarci al mondo della danza contemporanea. Approfittiamo intanto per ringraziarti per il tempo che ci stai dedicando. Volevamo appunto sapere questo, che in entrambi i lavori sei partito o comunque hai analizzato delle personalità, quella di Stefania Belmondo e quella di Nigel Charnock, e ci domandavamo cosa ti avesse spinto a farlo. Beh, inizierei col dire che questi due lavori, anche se qui sono presentati in questa doppietta, non sono pensati per essere un dittico, e quindi anche lì il fatto che ci sia una personalità ombra o fantasma è una casualità, e quindi ragiono ex post rispetto a questa similitudine tra i due lavori. Io non ho esattamente lavorato sulle personalità di loro due, quindi la differenza fondamentale è che una di queste persone era viva, Stefania Belmondo, e invece Nigel era morto, e questa è una differenza fondamentale nel mio approccio al ricordo che avevo in relazione a queste due persone. Nel processo creativo di First Love io ho incontrato Stefania Belmondo, ma l'ho incontrata semplicemente perché mi interessava, come dire, creare un rapporto e in qualche modo ottenere la sua benedizione rispetto al fatto che stavo facendo un'operazione che era anche collateralmente un omaggio alla sua carriera, anche se poi First Love per me è un affondo all'interno di un certo tipo di rapporto con la nostalgia e di un certo rapporto che tutti e tutte noi abbiamo con il primo amore e con la distanza che ci separa dal primo amore, dalla prima cosa che ci ha veramente appassionati, mossi e fatti infuocare. Quindi se vuoi, la Belmondo non è veramente al centro di quel lavoro, nonostante il lavoro sia la ricostruzione della più memorabile competizione della carriera di Stefania Belmondo. Quando l'ho incontrata nel processo creativo, io e lei parlavamo di amore, di tradimenti, non tanto di temi poi realmente attinenti allo spettacolo, se vuoi. E quindi dentro First Love c'è la mia relazione ossessiva con la memoria, con il ricordo, con le tracce che lascia un evento memorabile nel nostro passato, soprattutto quando l'evento è sia intimo e biografico e personale, cioè quella domenica pomeriggio passata insieme alla mia famiglia a guardare quella gara che poi ho deciso di mettere in scena, di coreografare, e insieme anche una memoria collettiva, no? Lo sport, le Olimpiadi, qualcosa che ci accomuna tutti e tutte. Belmondo subito dietro, Torrentino da controllare al meglio, da non perdere neanche un centimetro, infatti è lì e parte la volata. Stefania Belmondo, il tutto per loro, Belmondo scavalca, Belmondo davanti, Stefania Belmondo è davanti, la scavalcata se ne va, Stefania Belmondo, ancora pochi mesi e la medaglia d'oro per Stefania Belmondo, 10 anni dopo, che bello! E
E invece Charnock è un fantasma, appunto, perché io ho deciso di creare questo lavoro non come omaggio per Nigel, ma proprio in risposta a quello che lui aveva rappresentato per me come artista, prima ancora che come maestro. Quindi è chiaro che il fatto di averlo incontrato e di essere stato in sala con lui è all'origine del mio amore per lui come artista. Ma mi viene da dire che Best Regards è uno spettacolo che è in risposta ai suoi spettacoli quasi, e non tanto a lui come persona e al rapporto che io avevo con lui come persona. Il fatto che sia morto è fondamentale, perché è l'innesco di questo spettacolo, che parte da una domanda, cioè come si abita, come si vive, come si danza lo spazio lasciato vuoto da qualcuno, come si può parlare, come si può comunicare fuori tempo massimo, cioè come si può inviare un messaggio verso un buco nero, sapendo che le parole gettate all'interno di quell'orizzonte degli eventi non torneranno mai più indietro. Ed è una domanda che però io volevo allargare al pubblico. Quindi io non ho analizzato la personalità di Nigel, né tantomeno i suoi lavori, perché io non mi rapporto mimeticamente alle mobilità e all'energia di Nigel in Best Regards. Lo evoco quasi come se fosse una specie di seduta spiritica molto pop, per nulla mistica, ma non ho fatto nessuna analisi, diciamo, della teatrografia di Nigel o del suo modo di stare in scena. È veramente un fantasma col quale cerco di danzare, ecco, durante lo spettacolo. Allora, dando per assodato che la danza contemporanea vuole essere evocativa e non, diciamo, esattamente descrittiva, durante entrambi i lavori, sia First Love che Best Regards, ci fornisci tutti i dettagli necessari per, appunto, fruire del lavoro. Quindi abbiamo qui la busta di First Love che tu ci chiedi di non aprire prima che lo spettacolo cominci, e mentre in Best Regards ci dici delle cose. Vogliamo un attimo capire se questa, diciamo, preparazione come un'opera, come il libretto di un'opera teatrale, è un'operazione che tu compi spesso. Sempre di più, nel senso che per me è fondamentale quello che io chiamo il patto di complicità, che si dovrebbe, secondo me, sempre firmare silenziosamente. No, è una metafora, ovviamente, all'inizio di uno spettacolo. Cioè, a me dell'incontro tra l'artista in scena e lo spettatore in sala interessa molto l'idea che ogni volta che inizia uno spettacolo l'artista propone uno specifico tipo di patto, cioè uno specifico tipo di complicità che corrisponde a un certo grado di compromissione che quello spettacolo chiederà. Una compromissione che talvolta è intellettuale, talvolta è emotiva, talvolta è solo estetica, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mi piace l'idea che lo spettacolo, non solo nella sua durata, ma talvolta anche prima, con tutto quello che può venire prima di uno spettacolo, cioè le parole che lo accompagnano, il titolo stesso, la sinossi, quello che accade dalla biglietteria al momento in cui ci si siede in platea, e per esempio la busta di First Love viene consegnata allo spettatore prima dell'ingresso in sala, quindi è come se lo spettacolo iniziasse prima del suo reale inizio. In Best Regards quel prologo è un po' come se fosse anche quello prima dell'inizio del lavoro. Tutto quello che accade prima e anche tutto quello che accade dopo, che sono territori di cui l'artista si può occupare se vuole, nel senso che noi siamo abituati a pensare che l'artista firmi solo lo spettacolo. In verità ci sono dei luoghi, dei tempi, prima, dopo e anche in mezzo, che sono territorio di un'autorialità che si può esprimere, che si può agire. Secondo me sono anche i luoghi in cui, quelli del prima, ci si può occupare appunto di capire che tipo di invito si sta facendo a quello spettatore e che tipo di coinvolgimento gli si sta richiedendo. I miei lavori spesso finiscono con un momento in cui io mi sottraggo dalla scena, o comunque faccio un passo indietro, cioè lascio allo spettatore un tempo di gestione interno allo spettacolo piuttosto lungo, perché mi interessa che si ponga già la domanda di come sta elaborando le informazioni che ha avuto. Azione, se vogliamo. Sì, anche che proprio abbia a che vedere con le decisioni che farà e che le decisioni che prenderà rispetto a come gestire il ricordo di quello che ha visto, no? All'opposto del ricordo c'è esattamente questo, c'è la proposta di stare insieme in un certo modo, in un certo tempo, in un certo clima emotivo, diciamo. Mi viene anche da dirti che questa, diciamo, questa metodologia cioè tende a tenere viva anche l'attenzione in qualche modo, no? Può essere?
Sì, sì, cioè per me è stata proprio di capire, per me è come chiedere siete con me? Sappiate che stiamo andando in quella direzione, cioè il lavoro vi richiederà di scaldare quelle corde. Venite con me, poi è chiaro che la loro risposta vibra nell'aria, è un invisibile, e stiamo parlando di cose invisibili, ma mi interessa che ci sia questo momento. Mi sembra anche un gesto molto democratico, devo dire, no? Cioè che il lavoro, poi è chiaro che ci sono dei lavori che necessitano di iniziare andando dritti, fendendo proprio la materia, lo spazio e il tempo, ma in questo caso, nel caso di First Love, nel caso di Best Guard, mi sembrava il caso di, mi dispiace per il gioco di parole, di fare, rendere esplicito l'invito. Tu ci dai una lettera. La domanda sarebbe, in questi tempi così fast, così diciamo socialmente ridotti che viviamo, quindi attraverso social, attraverso WhatsApp, attraverso tutti questi mezzi che ci impongono un attimo, il sistema ci impone di essere straveloci, per cui la forma epistolare un attimino, come tu dici appunto, ci porta in un'altra dimensione, e quindi la domanda è come potremmo noi tornare un attimino a quella tempistica lì. Allora, devo, non me ne volere, pormi criticamente rispetto alla tua domanda, nel senso che voglio sgombrare il campo da ogni possibile, come dire, atteggiamento ideologico mio e non tuo, cioè che non necessariamente quella lentezza è sempre un valore e questa contemporaneità. Nel senso che, per esempio, una cosa di cui oggi si parla molto, che a me interessa, ma proprio perché è un esercizio che secondo me ci dobbiamo tutti e tutte obbligare a fare, cioè di non assumere una posizione ideologicamente, ma di andare a capire che cosa in queste nuove modalità di fruizione ci sta dando. E io credo che, per esempio, questa fruizione più rapida di alcuni contenuti, non di tutti, nel senso che se tu vuoi leggere un romanzo, sempre quella rimane il tempo della fruizione, cioè il tempo della lettura, no? Se vuoi guardare un certo film, no? Ci sono delle cose che rimangono, però diciamo la fruizione di tutti quei miliardi dei contenuti ai quali siamo sottoposti tutti i giorni ci pone di fronte a una cosa che secondo me è molto interessante, cioè l'idea che si possa anche surfare orizzontalmente sulle cose e non sempre sprofondare verticalmente, perché questa orizzontalità della fruizione ci permette anche di venire in contatto con molte più cose di quanto non succedesse un tempo. Quindi secondo me raggiungeremo, come dire, un nuovo stadio di perfezione quando sapremo alternare molto bene e il più consapevolmente possibile gli affondi, ed è chiaro che una lettera richiede un affondo perché richiede un tempo di scrittura lentissimo, perché il tempo della scrittura a mano, quello sì è una cosa che stiamo perdendo, no? Cioè chi di noi scrive ancora a mano si accorge che sta perdendo l'abitudine, sta perdendo proprio la muscolarità del gesto e richiede un tempo, appunto il tempo del viaggio e della lettura che richiedono appunto un affondo, ma poi anche insieme ci può stare comunque una spinta che va in un'altra direzione. Quindi cerco di non essere nostalgico, ho fatto questa premessa e quindi ho dimenticato la domanda, che era, ah no, secondo me bisogna stare nelle due cose, bisogna avere vite che ci permettano di praticare entrambe le cose, lettere e messaggi su WhatsApp, le due cose non si escludono. L'importante è essere consapevoli che l'immediatezza di uno ti permette delle cose che non sono quelle che ti permette il mezzo della lettera, di cui parlo nello spettacolo, che ha a che vedere col delay temporale, con lo scarto, col ritardo e dunque con la possibilità che il messaggio cambi durante il suo viaggio e che dal momento in cui è partito al momento in cui arriva non è più lo stesso, non è più la stessa cosa. No, più che altro adesso stavo riflettendo su quello che hai appena detto rispetto a questo equilibrio che si deve creare tra una velocità e una lentezza, no? Ho proprio visto soprattutto in Best Regards questa condizione neutrale, forse quasi un ibrido, no? Tra non solo lentezza e velocità, veramente tra gli opposti, tra eccessi e lentezza, no? E vorrei restare proprio su questo spettacolo per farti quest'altra domanda. A un certo punto, mi pare proprio all'inizio dello spettacolo, dici proprio che conosci una serie di persone, di amici che a cui piacerebbe molto danzare, ma che non lo fanno per timidezza, e crei un ponte, un collegamento con questo danzatore che è appunto Nigel Charnock, che invece proprio nelle sue lezioni, nel suo lavoro, lui era in grado proprio di far danzare chiunque. Per lui la danza era qualcosa di normale. Allora mi domandavo, no, intanto se per te fosse la stessa cosa oppure no, e
cosa intendesse proprio Nigel con questa proprio affermazione. No, secondo me la danza non è una cosa normale, nel senso che è un'esperienza che chiaramente è radicata da qualche parte nei nostri geni, perché ha fatto parte anticamente delle esperienze di tutte e tutti noi, forse addirittura prima che ci fosse una forma di civiltà così come la conosciamo, la studiamo. Ma nonostante questo, forse probabilmente molto più in Occidente, ma non solo in Occidente, è una forma di espressione che ci è molto lontana dalla vita quotidiana. Per esempio, a proposito di questa cosa della velocità, invece la dimensione di TikTok sta riavvicinando moltissime persone giovani, adolescenti, alla danza, che è una cosa che non c'era, per esempio, nella nostra generazione, no? Quindi, no? E adesso vedi tantissime ragazzine e ragazzini che magari 20 anni fa, quando lo eravamo noi, non avevamo, no, quell'espediente, quella scusa per muoverci. Però insomma, al di là di questo, credo che sia una cosa assolutamente non normale, perché per farlo bisogna superare il pudore, no? Perché noi viviamo in una società, noi occidentali, in cui raramente esistono, cioè non più esistono situazioni rituali collettive comuni, frequenti, in cui si danzi. Certo, esiste la discoteca, ma la discoteca ha delle regole molto sue. Poi è chiaro che in questa risposta c'è anche il mio personale imbarazzo, il mio personale pudore alla danza, che è una cosa che amo molto, che amo molto fare, ma che mi vergogno di fare, no? Nigel era in grado di farlo, e questa è la parte a cui non è possibile rispondere, ma in verità la non possibilità di rispondere è una risposta, proprio perché lui non è più qui, e quando lui entrava in una sala, sia che avesse a che fare con professionisti che con non professionisti, il solo fatto di essere lì lui per primo a danzare era un invito alla danza che travolgeva ogni forma di imbarazzo, ogni forma di paura. Per lui era un fatto energetico, almeno questa è l'esperienza che io ho avuto. Cioè la danza non aveva tanto a che vedere con l'estetica che produceva, con la forma che produceva, né tantomeno con la tecnica, né tantomeno con l'esperienza, ma proprio con l'idea di produrre un flusso di energia in un gruppo di persone, a prescindere da quello che facevi, in accordo o meno con un ritmo, con una musica. Solo questo, e lui lo esprimeva, lo portava col corpo prima ancora che con la mente, e in qualche modo contagiava le persone che erano con lui. Quindi non si poteva che danzare. Quanto Bessergaard subisce le influenze del pubblico rispetto a First Love, che apparentemente sembra più lineare, quindi sembra, tra virgolette, più costruito, permettimi di dire questa cosa. È tutto scritto, quindi? Cioè, First Love sì, va dritto come un... First Love potrebbe quasi esistere senza pubblico, no? Nel senso che secondo me gli spettacoli si possono veramente dividere, non i miei in assoluto, in due macro categorie. Quelli che possono esistere anche senza un pubblico, cioè First Love ha una sua drammaturgia che non ammette inciampi, se non la fatica della serata, che lo può rendere più o meno vivace, ma no? E altri che non esistono senza il pubblico, cioè Bestregarsi è uno spettacolo impossibile da provare in una sala prove, perché internamente, in tutta la parte centrale, i ritmi, le pause, le modalità in cui io entro ed esco dalle frasi di movimento e anche dalle frasi vocali, sono tutte pensate sulla reazione che io in tempo diretto misuro con il pubblico, o sull'assenza di reazione. Cioè momento dopo momento Bestregarsi funziona veramente a io lancio un segnale, aspetto la risposta, e in base a come arriva la risposta, e se arriva la risposta, lancio quello successivo. È proprio un lavoro che millimetricamente, microscopicamente fa questa cosa, quindi esiste solo in funzione di quello che accade o non accade dall'altra parte, secondo la mia interpretazione, perché dietro Bestregard c'è anche un ragionamento legato all'entertainment, a che cosa significa essere un entertainment, perché Nigel lo era e io evidentemente no, e quindi mi interessava stare in questa frattura tra il voler intrattenere e non saperlo fare, volerlo fare e fallire con continuamente, quindi sì, questo direi. Facciamo le ultime domande, quelle proprio tipo il B-side. Una è, ma tutti cantano alla fine? Cioè riesci a far cantare tutti alla fine? Quindi solo noi non abbiamo cantato. Allora, abbiamo cantato pochissimo, io e a bassa voce. Eravate pochi, chiaro che è un pubblico meraviglioso, ma così ridotto nel numero come questa sera difficilmente si dà coraggio a vicenda. Cioè io in realtà, come hai visto, non faccio cantare nessuno, io canto veramente solo per portare il suono e poi esco. Devo dire che la statistica è dopo una 50 di repliche, il che vuol dire anche 50 città diverse, quindi anche in tutta Europa, quindi abbiamo già anche un'esperienza
Devo dire che la gente canta, anche a prescindere dall'area geografica, sì, non è che il nord canti meno, il sud canti di più, è proprio, dipende un po' dall'umore, talvolta ci sono degli exploit creativi, talvolta della sobrietà. Io però quando ho creato quella scena, l'ho creata senza pubblico, nell'anno pandemico, e l'ho creata pensando che nessuno avrebbe cantato. Cioè a me interessava l'idea di invitare il pubblico a fare una cosa che poi il pubblico faceva solo nella sua mente. Quindi è stata una sorpresa sentire il coro, che poi crea anche un'aspettativa da parte mia che il coro parta. Ma se non parte io sono felicissimo, e mi dispiace che lo spettatore o la spettatrice dicano ah che peccato, perché dico ma no, ma anche se l'invito cade nel silenzio è giusto. È giusto che uno anche tenga per sé questo desiderio di cantare. Vabbè, questa riguarda First Love, fa un po' ridere questa domanda, però noi te la facciamo lo stesso. Sì. Il primo amore per te è stato Luchy o Stefania Belmondo? Nessuno dei due, ovviamente. Cioè, il primo amore è stato, come tutti, una mia amica, compagna di scuola di cui ero innamorato, con la quale però sciavo. Stefania Belmondo non è stato Stefania Belmondo era la persona nella quale io mi identificavo, perché a differenza sua non ero bravo nello sci di fondo, però ero molto basso, molto mingherlino, e mi piaceva l'idea di questa campionessa meravigliosa ma con un corpo inadatto alla sua bravura, insomma, quindi mi medesimavo. Lo sci di fondo l'ho odiato sempre, non è mai stato il mio primo amore, mai, quindi la risposta in realtà è Stefania Belmondo e non lo sci di fondo. E l'altra b-side è... Hai mai pensato di fare la pop star? La realtà sì. Nel senso, prima di qualsiasi cosa voglia dire popstar, cioè adesso mi interessa molto cantare, studierò e il prossimo lavoro che farò sarà un lavoro in cui il canto sarà centrale, ma non ho più l'età della popstar. Però devo dire che prima, io vengo da un contesto molto provinciale del Veneto, dove per gli anni centrali della mia adolescenza non ho avuto nessun accesso al teatro. Quindi prima di trasferirmi a Bologna, ma anche nei primi mesi e anni in cui io ero a Bologna, in cui mi affacciavo su questo mondo del teatro contemporaneo, come dicevi prima, per me l'unico orizzonte legato allo spettacolo che esisteva era quello della televisione. E non me ne vergogno, non c'è vergogna. Vengo da un paese di 2000 abitanti senza un teatro, senza un cinema, in cui da una famiglia che non mi ha mai portato. Per cui c'è stato un lungo periodo della mia vita in cui io sognavo di essere una pop star, ma perché era l'unica cosa che potevo sognare. Poi ho capito che potevo sognare qualcosa di più vicino a me, in realtà, no? Quindi no, non di meno, ma di più vicino a me, cioè di fare l'autore di danza contemporanea. Come essere artista associato del piccolo teatro di Milano a soli 36 anni? Soli? A parte che non dovevi fare auto in sulla mia età. No, soli no, nel senso che 36 anni uno dovrebbe essere, in un paese normale dovrebbe essere un artista che ha già sfornato un capolavoro, e io non l'ho ancora fatto il capolavoro, quindi non so, perché sento che c'è l'aspettativa di una risposta, cioè che uno dovrebbe dire mi sento molto onorato. È evidente che è un grandissimo riconoscimento, però è anche un riconoscimento che non mi ha dato il pubblico del Piccolo Teatro di Milano. Me l'ha dato Claudio Longhi, al quale mi lega una relazione di stima enorme, reciproca, che ha deciso di assegnarmi questo riconoscimento. Ma ci tengo a dirlo per ringraziarlo, ma anche per dire che non è il Piccolo Teatro di Milano, no? Che è proprio lui. Quello che spero che accada in questi anni è che io, insieme ad altri artisti associati che provengono da un coté molto simile al mio, Marta Coscunai, Sotterraneo, riusciamo in qualche modo, con grande umiltà ma anche con grande determinazione, a cambiare leggermente il DNA di quell'istituzione meravigliosa, ma che ha bisogno di avere anche, insieme a un certo tipo di teatro, anche delle modalità di lavoro e di ricerca diverse, che finora non hanno potuto abitare quello spazio. Quindi è una responsabilità, in realtà. La risposta è che è un'enorme responsabilità, e che quindi non è un riconoscimento, è un compito molto arduo. Concludiamo questo momento, questa condivisione, e grazie a tutti, grazie a Marco D'Agostin.